Buona domenica 30 agosto, è la 22ª domenica del tempo ordinario e dopo la lunga sezione dedicata al capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, riprende il nostro cammino con la lettura del Vangelo di Marco al capitolo settimo. Leggendo Marco ci confrontiamo con un tema importante, che è il tema di qual è la vera purezza, cioè la condizione davvero ideale per incontrare il Signore. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Nel Vangelo di oggi i farisei muovono un rimprovero ai discepoli di Gesù sulla base della tradizione e dei suoi precetti. La risposta di Gesù è un chiaro rimprovero. Non dovete correggere i discepoli per il gesto che hanno fatto, per non aver rispettato queste normative secondarie. E Gesù lo fa argomentando intanto a partire da una citazione di Isaia 29, in cui il grande profeta critica le guide del popolo che per seguire un complesso sistema di tradizioni e di precetti hanno perso di vita ciò che è essenziale. Non è essenziale tutto l'armamentario che a volte nel corso dei secoli si sovrappone alla vita di fede. Papa Francesco lo ripete spesso, che se vogliamo proporre la fede in tutto il suo fascino, dobbiamo proporre il cuore della nostra fede. E il cuore della nostra fede è quello che hanno scelto i discepoli, seguire Gesù. Seguire Gesù a tutti i costi, anche accettando lo scomodo di una vita randagia che non permette sempre dei pasti realmente tali. E quindi quando c'è l'occasione di mangiare si arriva un po' di corsa. C'è un altro brano del Vangelo in cui i discepoli che avevano tanta fame passano attraverso un campo di spighe e si mettono a sgranocchiare i chicchi di grano che stanno dentro le spighe. Bisogna essere affamati davvero per fare qualcosa del genere, ma i discepoli non si preoccupano della fame, si preoccupano di seguire Gesù, come le folle che lo avevano seguito. Tutto il resto è secondario. La parola di Gesù si leva quindi contro il sistema religioso dei rabbini che aveva complicato la vita, cercando di fare qualcosa di buono. L'intenzione era giusta all'inizio,
Questo sistema religioso aveva diviso tutti i comportamenti umani tra puro ed impuro. Era un concetto interessante che in origine riguardava i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Perché il sacerdote si possa accostare a Dio e offrire in maniera decorosa il sacrificio, ciò che stabiliva la legge di Israele era che si allontanasse anche visivamente da tutto ciò che è lontano da Dio. E siccome il Dio di Israele è il Dio della vita, tutto ciò che in qualche modo ricordava la morte diventava impuro, cioè diventava qualcosa da evitare. Per cui un sacerdote non si poteva nutrire di nessun animale che in qualche modo si nutrisse di animali morti. Un sacerdote non si poteva avvicinare al sangue perché ogni effusione di sangue, ogni perdita di sangue è segno allarmante di una malattia e di un rischio di vita, e allora non poteva toccare il sangue. Un sacerdote non si poteva accostare né a un moribondo né tantomeno a un cadavere, perché questo ricordava la morte. E così si era strutturato un sistema complesso di cose che un sacerdote non poteva fare per essere puro, cioè per essere degno di accostarsi a Dio. Queste norme si erano poi, per imitazione, diffuse sempre più tra il popolo, soprattutto tra quelli che nel popolo volevano essere puri, volevano essere santi, volevano accostarsi al Signore, volevano poter pregare sentendosi a posto. Un sistema che era diventato così complesso da opprimere l'uomo, da chiuderlo in una serie di lacci e divieti che rendevano la vita quasi impossibile. E ci si preoccupava più di questo che di avere un cuore veramente attento a Dio. I discepoli che per seguire Gesù si erano dimenticati anche di mangiare erano dal punto di vista di Gesù estremamente puri, adatti ad accostarsi a Dio, perché vivevano ciò che è fondamentale. Secondo i farisei erano impuri perché non avevano rispettato tutte le regole e regolette che separano dal mondo e da altri suoi contatti. Gesù ci fa questa domanda oggi. Sei puro? Sei degno di accostarti a Dio? E la domanda fondamentale è: Dio nel tuo cuore ha davvero il primo posto? Se puoi dire di sì, sei puro, ti puoi accostare al Signore.